25 speciale. Oggi chiunque ha scelto, con tutte le distrazioni universali, di stare qui con noi. Oggi ognuno vale 1000 e siamo sui 15.000. Non ho mai né parlato né suonato davanti a una folla del genere. Più tardi diremo anche qualche cosa di più per Bacoccino, alla festa della musica dedicata oggi a una popolazione speciale. Ma quando arrivano tutti i ritardatari? Adesso quelli che non si sono scordati questo importante appuntamento, perché è per la prima volta, pensate, esistono dal 1951. No, non si sono scordati, no, sono qui con noi, facciamoli il primo applauso, gli Alzheimer's! E adesso siamo veramente cultura, cioè, storicamente che esiste nella nostra gloriosa città. Bene, non perdiamo tempo, dunque iniziamo, poi loro si presenteranno da soli. Li conoscete già, grazie a tutti che siete qua. E facciamo un altro bellissimo balconcino. Ma come sempre, no, siete tutti. Funziona tutto? Ok, vediamo. Funziona? Cajon funziona? Flauto funziona? No, oggi è una più che una poesia, più di una poesia vivente. E inizieremo proprio così, con il nostro benvenuto poetico, offertoci oggi da un senatore dei poeti. Ci stanno ancora i poeti, non dovete accettare. Premio Montale in poesia. Ce l'abbiamo noi qui al Bacoccino, Carlo Molinari. Vicino alla finestra, verso sera, parliamo di noi, di tutto. Siamo perfettamente liberi, ti dico. Puoi andartene domani o restare con me per sempre. Dopo un attimo, per bilanciare, aggiungo: certo, anch'io ho la stessa libertà. E allora mi domandi, tu cosa faresti? Inghiotto la saliva, esito, temo le frasi altisonanti o spaventarti, ma impelle una precisa verità. Vorrei restare per sempre con te. Tu ridi e ribatti, per sempre adesso. Molto dubbiosa della mia costanza, ma non sempre spaventata. Mi baci di più, con più entusiasmo nella bocca. È bene dire le cose come stanno.
Sempre noi padroni, e a te loro missioni. Missioni che sono forse cose giuste, ma vengono fermati dai soldi del potere. E se ti trovate adesso a prendere decisioni, ma ti ci pensate bene. Grazie.
Oh.
Thank you.
del sedicente stato del Kosovo, ci stanno i KFOR, ci stanno le forze internazionali, dove ci sono anche 850 italiani che, benché alleati gran parte di questi paesi con il Kosovo, sono lì, hanno un mandato internazionale delle Nazioni Unite di mantenere la pace. Adesso qualcuno dice che qualcuno cerca l'escalation perché il fronte che la NATO e la parte slava conduce dalle altre parti più in su si vuole estendere da tutte le parti, alcuni dicono altre cose, ci sono tante teorie, anch'io ho la mia idea, quello ci interesserà un'altra volta. Adesso ci interessa che da 24 anni questa popolazione aspetta che i trattati internazionali e tutte le parti in causa risolvano il modo che si possa riprendere a vivere una vita che tutti noi chiamiamo vita normale. Bene, è successa anche una cosa veramente strana, abbiamo pubblicato l'evento, Festa della Musica per i Serbi del Kosovo, e subito dopo minuti Facebook ci ha bloccato l'evento, ci ha bloccato anche gli altri post. Questo fa un po' ridere, no? Noi comunque siamo lo stesso tutti qua, non lo so, si divertono così, è un gioco, giochiamo, chi vuole, chi non vuole non gioca, non ci importa. Quando bloccano delle cose vuol dire che ci tengono, quindi questa è una cosa importante, e per questo ho detto prima che oggi con tutte le distrazioni che abbiamo a disposizione, sia a casa, sia via sia social, sia televisione, sia gli eventi nella nostra città che sicuramente non mancano, voi siete venuti qua e quindi ognuno di voi per noi oggi vale 1000. Festa della musica per i serbi nel Kosovo. Momento poetico. Carlo Molinari. Ti scivolano tutte le spalline, come quella del reggiseno l'altra notte, hai spalle che non reggono spalline. Partendo da una chiesetta che si trova a 4421 49 1 Nord 7 44 17 4 Est, ho trovato questo, non il nome, su Google, abbiamo preso per i carni. E qui che cammini, come un uccello inventato, scegliendo cauta dove mettere i piedi, nella striscia di terra tra un campo di qualcosa di ignoto, rado, e uno di mais piccolo. È piccolo questo mais, ti dico, ed è strano perché a fine luglio dovrebbe essere alto. L'avranno seminato più tardi, rispondi. Il paesaggio sembra disegnato da un bambino intelligente che sa guardare le cose da sotto. La terra manda un calore fortissimo che mi sfoca la vista, tra i verdi, i gialli e i neri, e tu che cammini o saltelli quasi, con le gambe bianche e delle scarpe da ginnastica rosse. C'è nel tuo passo l'odore, non so, l'odore come di una cassapanca aperta, vuota di fotografie o perse o mai scattate, di un'infanzia ricostruita a fatica, come fa un archeologo su poche tracce, dubbioso, insicuro. È strano un odore così nel tuo passo leggero. Da dove vieni? Forse ti ho amata quando nessuno di noi c'era. E adesso è tardi, arriviamo a qualche casa che pare deserta, non fossero le oche e le galline. Ma è che la gente con questa calura si ripara ben dentro. Solo i bambini matti nei quaderni a quadretti, i bambini scappati attraversano i campi e discutono in tempi di altre cose che non so di campi.
l'ultima diva e donna della nostra gloriosa città, la regina dei balconi, Daria Spada! Cento ponti di Belgrado ha, diciamo, come intento di denigrare la figura storica del generale Mario Alpino, che fu comandante al comandamento di Belgrado nel 99, e vuole denigrare anche la cittadina di Campo Formido in Friuli, 7.000 abitanti, che è l'unico
l'unico paese di tutta Italia, compreso le grandi città, cioè gli unici che gli hanno conferito la cittadinanza onoraria perché hanno reputato questo suo impegno eroico. Va detto anche che Campo Morbido dà i natali a generale Mario Alpino, quindi di turno alla NATO, poi probabilmente sono stati costretti, no, non importa, noi cerchiamo l'incidente, come dicono, non so, un incidente diplomatico con Campo Morbido. Generale Mario Alpino, che in ottima salute, no? E ha avuto la nostra canzone, noi aspettavamo una reazione, una denuncia, qualcosa per no? Diventare famoso. Mi è semplicemente mandato a dire che sono un ingegnere che lavora a Leonardo, il nostro fan, che è una canzone divertente. Bene, meglio. 100 ponti di Belgrado. Mario Alpino, a capo.
E dunque anche noi ci aggiungiamo agli Alzheimer che loro hanno attinto dietro di loro, cioè, come dire, fanno una cover di quello che era prima di loro, e loro sono prima di noi, noi colleghiamo tutto insieme questa unica nostalgia, quella che poi è un po' vita, no? Libertà per tutti e tutti questi sogni assurdi che erano gli artisti, alcuni diciamo, no? E da quando l'arte ha perso la sua funzione primaria, come diceva Edoardo De Filippo, noi qui decidiamo per finta, il nostro scopo diciamo reale è quello di agitare la popolazione a fare rivoluzione, lui così dice. Bene, questo si è perso, l'arte che funge proprio come, diciamo così, apertura mentale, o se vuoi, serve per produrre elementi critici. Bene, una società critica possiamo fare solamente al massimo buffoni dal balcone, e voi siete ancora più buffoni che venite a sentire noi buffoni dal balcone. Bene, vi salutiamo, ci spariamo due cose fatte così per tutta la gente buona del mondo. Thank you.
di inclusione, di partecipazione. Come sempre, alla fine del balconcino, qualcuno dice che è un sorteggio, no? Che i bigliettini che avete avuto all'entrata sono un sorteggio che poi sorteggiamo e vince uno. Non è così, perché come vedete il sorteggiante non solo non è libero, ma volutamente estraerà quello che in quella posizione, anche se metti un bambino bendato a frugare, Giacomino, lui non lo prenderebbe perché è troppo appiccicato, troppo sfigato quella volta, diciamo, e quindi noi faremo proprio questo. Questo vince un premio pazzesco che saprà solo quando lo vince, perché è una delle cose che lo fa pazzesco e che nessuno sa cos'è, però lui lo sa. Quindi adesso io, come vedete, non ho un bambino bendato perché la RAI non si fida del bambino di 8 anni, che dice: Giacomino, non guardare a mamma, lui non guarderebbe, perché ha il senso di responsabilità. Il bambino invece un adulto non ce l'ha e prende un bambino di 8 anni e lo benda, così lui fruga e supererà l'otto e vince due vinti. Noi abbiamo un adulto, non solo guarda ma anche gli occhiali, ecco qua, e lui farà questa estrazione. Non è uno qualunque, è uno scrittore cult che ci invidia tutta la nazione, qui con noi oggi, Bruno è scritto le carte, così come lo vedete, cioè lui sceglie tutto e quindi adesso sceglierà anche chi oggi vince. Chi vince sale per le scale, viene qua, dice come si chiama, come è finito qua, così magari facciamo un applauso a chi gliel'ha detto, non so, giusto per queste cose, e ha un minuto per dire a nostra responsabilità quello che vuole, a nostra responsabilità qualsiasi cosa, se sarà buono, non ci sta, comunque. E riceve il premio che, come abbiamo detto, è un premio, è un segreto. Bene, e allora a questo punto Bruno Pallarico, sa chi è proprio, non vincerebbe mai. Infatti forse è andato pure via, perché dice: tanto so chi non vince, è una cosa. Bene, vediamo se... 65! Vedi che la partecipazione, perché secondo noi non sappiamo cosa dirà, è un contenuto culturale, qualsiasi cosa dica. Questo è il pubblico, non gli piaceva al tribunale, no? Dicevano che non è tanto il problema del fare la batteria, chitarra, queste cose, no, è il pubblico che applaude. Era la prima cosa che al tribunale la procura diceva, che se non applaudissero, scusate, se trovi l'artista anche il peggiore del mondo, che forse lo siamo, no? Che dice al suo pubblico: oh, se mi viene così, anche per sbaglio, se fate un applauso, noi viviamo per questa cosa. E questi dicono: via la gente che non applaudire, è fuori di te. Bene, Bruno, ma se ha verificato perché qui non ci sono notai, decidiamo tutto noi, e vaffanculo, no? Quindi questo è il premio, tutto funziona, adesso sentiremo come si chiama, come è finita qui, per dire qualche cosa, la nostra amica. Ciao, buongiorno, mi chiamo Laia, sono catalana. Internazionale! E niente, l'ho conosciuto quando abitavo qua 5 anni fa, grazie a un'amica che me ne ha parlato, e ora erano 4 anni che non sono venuta a Torino e mi ha fatto molto piacere venire a vederlo. Sì, molto bello. Vuoi fare un messaggio, per prendere qualcuno, vuoi dire prima al barbicino qualche cosa, viva la pace. Viva il coraggio! Eh sì, viva il coraggio, visca il balconcino e visca Catalogna! Adesso senti dare via tutta la figlia, mi vede, ti farà vedere il tuo. Bene,
ero per lì dal balconcino, così, lo so, alcuni approfittano, no, di un cambio pacco, di qualcosa che l'emotività, la forza emotiva diminuisca un po' e se la svignano, chi può, però vedi, molti non possono. E quindi è compito suo a lasciarci che niente sia più come prima. Omelia dal balconcino, pensate, ma questi Guinness, questi qua, questi che fanno le medie, nessuno viene mai a controllare niente. E l'omelia dal balconcino numero 525 da 12 anni, il nostro Bruno Panemarco. Gli leggerò un'omelia storica, perché è la prima che ho scritto in realtà 8 anni fa, parliamo del 2015. E io ci tengo molto a questa omelia perché secondo me ha delle tematiche molto molto forti ed importanti. Si chiama La memoria è un pezzo di futuro. Senza memoria io non sono niente. Senza memoria tu non sei niente, senza memoria questo paese non è niente. Ricordiamoci che abbiamo portato il verbo con le armi, arrivando fino in Oriente. Ricordiamoci che bruciavamo i blasfemi, gli eretici, gli scredenti e i diversi per le strade, nelle piazze. Ricordiamoci che siamo partiti con le pezze al culo e la valigia di cartone verso terre più ricche e con più opportunità di sopravvivenza che la nostra. Ricordiamoci, Cristo Santo, che qualcuno ha fatto la resistenza in questo paese, qualcuno ha combattuto per liberarci dall'oppressore e dall'orrore della guerra. Io non c'ero e tuttavia non me lo posso scordare. E tanto più me ne ricordo quando vedo che i diritti delle persone continuano ad essere calpestati come se non ci fosse stata nessuna guerra né resistenza. Ricordiamoci che in questo paese pistole, bombe e attentati hanno sparso sangue innocente in un simulacro di rivoluzione e controrivoluzione. Ricordiamoci che una generazione fa qualcuno ha scioperato, ha eretto barricate, ha preso manganellate perché tutti potessero avere un'esistenza migliore. Io tanto più me ne ricordo quando vedo che giorno dopo giorno quelle conquiste e quei diritti vengono negati, smantellati, assassinati, perché quella stessa generazione che si è battuta per ottenerli non ha più memoria. Memoria è coscienza, memoria è consapevolezza, memoria è occhi aperti e vigili, memoria è protesta, rivendicazione, come questo balconcino. Memoria è non smettere mai di combattere per la libertà, per la giustizia e per i nostri diritti. Se pensate che questo sia un semplice esercizio di retorica, vi sbagliate. La memoria è un dovere, specialmente quelli come me che scrivono, hanno l'obbligo di tenerla viva, di rinfocolarla e fare in modo che nessuno dimentichi qual è il nostro passato e cosa siamo stati, perché la memoria è un pezzo del nostro futuro. Grazie! Ciao!